Rimbalzo per Saunders. Due minuti di partita, 4-0 Vanoli. Ancora Oldridge dall'angolo. Questo trova il fondo della retina. Esplode il Pallaradi. Avvio da parte del Cuso che porta il blocco. Attacca Hobson, penetra, scarica, tripla per Tony Carr. Tiro per evitare la stoppata, tenendo anche col braccio sinistro, diciamo, fermo l'avversario, che dall'altra parte inchioda il volo sull'invito di Saunders. Poi questo canestro di forza di alla fine col palleggio per andare a trovare la posizione migliore, presenza, e poi continua a ostacolare. Poi invece con l'esperienza va a metterne le due in faccia. Ex Orlandina, rimbalzo offensivo di Jaité e opportunità per Portannese che sceglie di nuovo Carr. Jaité a due mani sopra il ferro di McAdoo, che cercava un fischio, mai arrivato. Stojanovic per il backdoor di Demps. No look del serbo. Dinner attacca proprio Moore, che rimane per terra, poi non guarda il canestro. La finta di Routzier, tripla in faccia a Carr. L'ultimo tiro del quarto dovrebbe essere per Torino. Hobson lo cede a Cousin, jumper a bersaglio, e allora è meno 11 all'intervallo. Taglio di Oldridge ignorato da Travis Dinner, che preferisce andare lontano. Saunders sul blocco di Mattiang, alley-oop chiuso con l'inchiodata a due mani. Tre piccoli per coach Galbiati, con Carr insieme a Moore e Poeta. Wilson dalla lunga distanza, questo a bersaglio. Demps lo attende, McAdoo sotto il ferro, non basta. Sbaglia Wilson a rimbalzo e a condurre il contropiede. Hobson rinuncia al tiro per andare da McAdoo. Potenziale gioco da tre punti. 8 secondi per attacco della Vanoli, palleggio, arresto, tripla! Travis Dinner per il più 17. Carr sul blocco di Jaité in angolo, la finta di Hobson, linea di fondo, e poi a due mani sopra il ferro comodamente Jaité. 187 il risultato finale.